ancora in piazza a Torino a sostegno di Alfredo Cospito e della sua lotta al 41 bis, reclamata con scritte sui muri che tornano a riproporre i simboli anarchici. Gli stessi apparsi a Roma accanto ai mezzi incendiati della TIM, mentre sono stati rivendicati su alcuni siti gli attentati contro le auto della polizia locale a Milano e quelli contro diplomatici e consolati italiani a Berlino e Barcellona, dove hanno agito anarchici locali. La Procura di Roma indaga per terrorismo. Si impone un innalzamento di livello d'allerta innanzitutto a difesa delle sedi istituzionali, anche perché, ha spiegato il ministro dell'Interno Piantedosi, c'è un rischio che frange diverse si compattino. Componenti della galassia dell'antagonismo al fianco degli anarchici, come è accaduto sabato negli scontri nel cuore di Roma. Uniti su determinate campagne che raccolgono l'adesione, che siano la TAV, gli sgomberi, i centri per l'immigrazione, il Green Pass. Con un'allerta anche sui confini, perché a sposare alcune lotte ci sono spesso gruppi arrivati da altri paesi, come appunto per Cospito, considerato dagli inquirenti uno dei leader della FAI, la Federazione Anarchica Informale, movimento con finalità di terrorismo, composto da un insieme di cellule eversive con pochi soggetti all'interno. Attive principalmente a Torino, Genova, Firenze, Bologna, Trento, Roma, come mostrano gli attentati e le azioni dimostrative di questi anni. Organizzazioni orizzontali e non piramidali, considerate particolarmente pericolose e più difficili da sgominare proprio perché prive di un vero comando. Disposte, per ottenere ciò che chiedono, a riproporre una strategia della tensione, violenta e intimidatoria, non solo in Italia, ma anche nel resto d'Europa.